di nuovo al Palazzo Reale. Lì Sofia incontra nuovamente Lars. Lars, l'altro giorno sei scappato via quando ti ho fatto delle domande. Perdonami se sono stata invadente. Tranquilla, è che sono tutto complicato, capisci? Beh, a volte parlare può farci bene, sai. Sì, vero? Ma, beh dai, vieni dai. Sediamoci un attimo. Eccomi. 25 anni fa ho conosciuto una donna. Amore a prima vista, ma siamo arrivati ad essere genitori troppo presto. E quindi? Abbiamo dato la bimba in adozione. Ora avrà 24 anni, un po' più grande di te. Invece ne ho 24, e la donna? Ora è felicemente sposata. Ma sì, Lars è la regina, la mamma di Serena, la vera principessa, la foto che ho visto a casa sua. No! Dopo questa scoperta scioccante, Sofia torna in camera e si cambia. Wow, questo vestito è perfetto! Andiamo a vedere. Wow, Serena, sei incantevole. Questi sono per te. Grazie, sono bellissimi. Serena, non vedo l'ora di rivelare a mia madre la splendida idea che hai avuto del palazzo estivo. Wow, va bene. Dai, tieni, andiamo adesso. Vieni con me. Va bene, andiamo. Harvey prende la mano di Sofia e la porta nella stanza da tè. Madre, madre, volevamo parlarti. Volevamo esporti un progetto. Oh, principessa Serena, giusto in tempo per conoscere una persona. Una ragazza entra e sorride al principe. Ma ancora? Figlio, questa è la principessa Lauren di Provenzia. Piacere di conoscerti. E tu, tua grazia? Sofia è confusa. E forse anche il principe. La principessa Lauren resterà con noi per qualche giorno. Principessa Serena, grazie, ma è tempo che torni ad Avelok. Che cosa? Ma come li prende? Avete sentito? Nel frattempo, la regina ordina ad Harvey di lasciare la stanza con la principessa Lauren. Principessa Serena, non credo tu sia all'altezza di mio figlio. Ma Harvey cosa ne pensa? Stai al tuo posto, Serena, qui abbiamo finito. Lars ti riporterà a casa. Non ci posso credere, avete sentito? Mi butta fuori! Madre, la smetterai di dire a tutte che si sposeranno con me? Che cosa? Non ti piace la principessa Lauren? L'ho rimandata a casa e ho sentito cosa hai detto a Serena. Sono deluso di te, madre. Deluso di me? Sono tua madre. Quello che faccio è per te e per il regno. Quindi non osare. Sei mio figlio. Sì, sono anche un uomo maturo e un giorno anche re. Sceglierò la mia regina e sarà qualcuno che amo e adoro, Serena. Oh mamma, detto questo, tu mi ami? Sì, principessa Serena. Pensa che io sia Serena. Imbarazzata, Sofia corre fuori. Sofia riuscirà a continuare ad essere l'amore del principe dopo aver confessato? Seguiteci per scoprirlo. Intanto lasciate un like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per vederci ancora. Ciao ciao!